chiamo Stelio Belletti. 50 anni fa ho fondato il marchio Stelbel. Con l'aiuto di mia moglie, qua presente la Lina. Profondato. Io non è che volevo fare biciclette all'epoca. Io, la storia della bicicletta è stata che io ho comprato una bicicletta che non stava in strada. L'ho presa dal mio amico, vado su, vado a casa, faccio per andare a provarla da fuori dalla porta. Boom! Oh, madonna, sarà lo sterzo bloccato. Invece no, era proprio il telaio storto. Allora gli ho dato indietro, per farla breve, me ne ha dato un'altra che poi era ancora quella, perché io l'avevo marcata sotto il movimento con il mio coso che avevo delle fusoliere, era una stella, col punzone, tag, ho detto, beh, se me lo cambio non conto, ma se fanno i furbi, siccome conoscevo le bestie, e difatti era ancora quello. Me lo dicevi che era quella, era un conto. Me li fai passare per scemo? No, chiuso. E allora ha detto, me lo faccio io, telaio. Fai te il telaio. Faccio io il telaio, perché? Avevi già tutto tu in officina. Eh sì, perché allora facevo già le fusoliere, facevamo i telai delle moto. Avevi già tutto. Ho detto, ciao, faccio il telai, vado in Columbus, che andavo, si può dire, un giorno sì, un giorno no, in Columbus, lì a Lambrate, prendo le scatole dei tubi, che erano già scatole così lunghe, con dentro già i tubi. E ho fatto il primo, per me. Ma che io poi gli ho detto, ma sì, ne faccio qualcuno. E dopo invece li volevano, ho visto che le piacevano, dopo ho detto, beh, allora faccio qualche modifica. Comincio a fare i forcellini, gli integrali, una roba, ho detto, beh, dopo li brevetto, vediamo. Anche se c'è lavoro, con più ne hai, meglio è. Così sono andato avanti. Il primo telaio, il mio, era stato saldato col cannello, Dopo però, parlando con quelli lì delle macchine, delle moto, gli ingegneri mi hanno detto, guarda che c'è adesso con la saldatura qua, in America ce l'hanno già. E allora gli ho detto, informatevi, si sono informati, e la macchina, la Miller, combinazione, c'era a Milano uno che era il distributore, l'abbiamo presa. Primo momento è stato un po' cosa, perché cambiava, e dopo è andato bene, difatti veniamo fuori di quelle saldaturine. Tante volte che addirittura qualche telaio non l'avevo neanche limato. Mm-hmm. Tanto che erano fatte bene, verniciate. I primi è vero, ci sono delle saldature che per l'epoca sono pazzesche. Sì. Sono estremamente lineari, sono estremamente estetiche, ecco. No, anche perché col TIG potevi saldare spessori piccoli regolando la macchina e non bucavi, non bruciavi. Mentre con la succedenica, se non stavi attento, li scaldavi troppo e poteva anche rovinare, perché i tubi in cromo molibdeno è un bel acciaio, però sono delicati da saldare. È stato tutto un evolversi della meccanica, logico. Però hai avuto la visione, hai avuto, sì, sicuramente. Appena che ho visto quella cosa lì, ho detto, senz'altro si migliora. Sarebbe stato da ignoranti non prenderla. Allora che fine fai? Vai avanti. Perché a farle con le congiunzioni, non che sono capaci tutti, per amor di Dio, perché anche lì bisogna essere capaci, però a fare con le congiunzioni lo facevano tutti. E invece io l'ho fatto e voi siete andati avanti a farli, cavoli. Non si può dire che avete fallito, avete fatto una cosa meravigliosa. Sei sempre stato un innovatore, quindi noi cerchiamo di portare avanti il discorso dell'innovazione. Con le risorse che abbiamo. No, beh, ma le risorse, qui sono brevetti questi, cazzo. Che roba, che precisione, eh? E niente, dopo a Columbus ho cercato anche di far fare dei tubi apposta per me. E devo dire che l'ingegner Colombo ce li faceva. Il primo tempo era l'Ortica, dopo siamo passati a Rodano. Allora era appena finita la guerra e c'era un cortile con giù a basso, c'erano due officine, c'era un tornitore
poi c'eravamo noi. Dopo piano piano, facendo le fusoliere della via Milano del P19, l'aeroplanino lì, ne abbiamo fatte una cinquantina. E lì si vede abbiamo guadagnato qualcosa. Mio padre un giorno, girando per osterie, col suo amico girano e arrivano a Rodano e c'era in vendita dei terreni. Viene a casa una sera e fa: ho comprato il terreno a Lucino. Cosa? Ma se, sì, sì, diciamo su, andiamo là. Vabbè. Poi dopo c'è anche da dire che io le studiavo anche la triangolatura, perché avevo fatto il rilevatore misure col cavalletto, che tu andavi su coi pedali, tutto regolabile, alto, basso, lungo, inclinato di qua. Io avevo imparato che la posizione del ginocchio doveva essere col piede centrato, insomma la persona la mettevo su e lì facevo proprio il telaio con l'inclinazione proprio speciale dovuta. Io prima di fare il telaio li mettevo su e regolavo. Difatti in fiera io avevo portato il rilevatore a misure. Arrivavano là tutti, mi fai le misure, Stelio? E te faccio. Ma guarda che poi io non vengo da te a fare le misure. Che me ne frega a fare il telaio? Dai, allora facevo il telaio, facevo la misura, proprio il telaino con sui gradi e tutto quanto. Te, ciao. Difatti mi telefonano ancora adesso da Parma, Piacenza, tutta gente che sono rimasto in quei rapporti dell'epoca. Si parla un sacco di aerodinamica, ma tu eri sempre comunque in contatto con gli ingegneri, sì, delle aziende per le quali lavoravi magari prima, quindi aeronautica, sì, beh, quello è sempre stato un po' il mio pallino, no? Per avere sempre una bicicletta differente dagli altri, telaio differente dagli altri, ma non solo esteticamente, anche per un certo vantaggio, perché insomma se aerodinamica qualcosa fa. Infatti ho fatto anche di quelli che avevano il coso sotto il movimento qua, le pinne, gli spoiler, vogliavano l'aria fuori. Questo anche da consiglio degli ingegneri. Bisogna anche pensare che avevo il supporto di mia moglie, che andava avanti e indietro a portare i telai, a verniciare. Allora, Lina, pronte, devi andare a portare i telai a Bergamo a verniciare. Devi andare al cromatore a farli cromare. E lei andava, tante volte ci si trovava sulla strada che lei tornava e io andavo magari in altro posto. Poi lei è veramente stata una donna di una pazienza e di un'onestà intellettuale che un'altra donna, magari quando è successo qualcosa a me, poteva anche cambiare sistema di vita. Invece lei è troppo brava, ma è veramente... ce n'è poche. Senti, qualcosa mangio anch'io? No, tu no, te li ho in macchina. Io ho fame, oh! Ma non so, facciamo metà? Sono per loro. Ma sono per tutti, scusa! Niente, allora. Io pensavo lo dicessi per la salute o cosa, perché no, non ti monitorate, invece no. Di quella, no. Ma sì, ma dai, bevo il caffè, va. Caffè e acqua. E niente, dopo parliamo. 2009 ci siamo conosciuti. Sono venuto a casa tua, sì, a intervistarti e a capire che cos'era la storia Stelve. Si vede che ci siamo piaciuti poi. E siamo rimasti in contatto. Dopo qualche tempo siamo tornati anche con Alessandro, che poi all'epoca avevamo già la... col piccolino. Avevamo già la società e abbiamo deciso di riprovarci, insomma. Sì. Tu ci hai dato supporto, ci, certo, hai dato tanti consigli, no, ci hai fatto vedere come le cose dovevano... Sì, ma voi già... già avevate il vostro entusiasmo, la vostra linea, siete stati, siete bravi, dai, niente di... L'importante è che tu sei contento. Lo dico sempre con Lina, meglio di così, no? Potevo andare per avere delle persone che portavano avanti il nome, il marchio, se no trovi dei barlafus. Io sono contento così che va ancora avanti, se no sarebbe magari andato nell'oblio.
Certo che adesso mi sembra impossibile che siano già passati 50 anni, pensate voi, 50 anni, mezzo secolo, eh? Forse magari se ero più giovane poteva darsi che andavo avanti ancora, però oramai il percorso è stato fatto, è stato un miglioramento continuo di tutte le cose, special modo dei telai e della Stelbel, e sono contento così, quello che ho fatto e l'ho tramandato a dei ragazzi meravigliosi.